Verso l'autunno dell'anno 50, l'Apostolo Paolo arrivò ad Atene, nella grande capitale della cultura classica. L'Apostolo arrivò da solo, al termine di un anno impegnativo, dove aveva percorso centinaia, migliaia di chilometri. Era partito L'autunno precedente da Antiochia in Siria e aveva percorso tutte le regioni dell'Anatolia, l'attuale Turchia, fino a Troade. Poi, con una navigazione di due giorni, si spostò in Europa. Evangelizzò Filippi, poi Tessalonica, quindi Berea. Lasciò Luca, Timoteo e Sila a guidare le nuove comunità nate in Macedonia e si spostò da solo ad Atene. Atene non era più una città importante dal punto di vista politico, economico, ma rimaneva la capitale culturale del mondo greco. Era una città piena di templi, e di statue. Il giudeo Paolo freme vedendo tutte quelle raffigurazioni che secondo la propria educazione religiosa non avrebbero dovuto esistere. Soprattutto freme per questo politeismo, per questa molteplicità di dei e di culti che Venivano praticati nella città di Atene e sente l'esigenza di annunciare quella verità che lo ha conquistato. Freme in cuor suo e, guardando, trova uno spunto interessante. Vede un altare, un oggetto religioso tipo ex voto dedicato ad un dio ignoto agnosto zeo forse qualche ricco personaggio ateniese avendo avuto una grazia e non sapendo quale divinità ringraziare aveva dedicato questa edicola sacra ad un Dio sconosciuto. Per non offendere nessuno lo ha dedicato al Dio che non riusciva a conoscere. Quella scritta è servita a Paolo come una provocazione e gli ha fatto venire una idea da cui partire. Entrato in discussione con alcuni filosofi stoici ed epicurei abbondantissimi nella piazza del mercato di Atene, nell'agorà o nella stoa, cioè il porticato, dove si trovavano a discutere. Di tutte le questioni filosofiche che potevano interessare, e Luca stesso dice che gli ateniesi sono molto curiosi, sono interessati alle ultime novità. E quando arriva un predicatore nuovo che insegna delle dottrine originali, lo stanno subito ad ascoltare perché sono affamati delle ultime novità. E quindi Paolo trova un terreno che sembra favorevole lo portano su una collina dove tenevano riunioni decisionali l'areopago è una bella collina rocciosa proprio di fronte all'acropoli di Atene e lì decidono di ascoltare Paolo gli chiedono che presenti in sintesi la sua dottrina. Paolo inizia con un capolavoro di retorica. La seconda parte del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli ci riferisce questo discorso mirabile che l'Apostolo Paolo ha tenuto ad Atene, adoperando il metodo della retorica classica, adattandosi alle orecchie, ai gusti, alle abitudini dei suoi interlocutori. Sembra che abbia fatto bene, perché compone un discorso adatto ai greci e tuttavia è un discorso fallimentare. Non convince i destinatari non muove una adesione di fede. E forse Luca ha voluto delineare proprio un discorso un po' diverso da quelli a cui Paolo era abituato per sottolineare proprio come un certo tipo di predicazione che vuole adattarsi troppo all'uditorio sia fallimentare perché non comunica la novità cristiana, ma semplicemente sembra adattarsi al modo comune di pensare. Paolo parla un linguaggio filosofico. Parte da quella espressione che ha visto scritta sull'edicola religiosa. Ho visto dice con atteggiamento da captazio benevolenzie che siete in tutto molto religiosi. Ho visto addirittura una scritta che dedica l'altare ad un Dio ignoto. Bene, io sono venuto ad annunciarvi questo Dio che voi non conoscete. È il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene. È il Signore del cielo e della terra, ma non abita in templi costruiti da mano d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui invece che dà il respiro, che dà la vita, che dà ogni cosa. È una velata polemica contro il culto pagano. Contro i templi e le statue, contro i servizi religiosi che portavano alimenti agli dèi come offerte. Il Dio che io vi annuncio, dice Paolo, è quello che ha creato tutto il mondo, che ha guidato l'umanità e ha messo nel loro cuore il desiderio di ricercare Dio, anche se vanno come ciechi, attentoni. Eppure questo Dio, ricercato dai vostri filosofi, dice implicitamente che sono come dei ciechi, è tuttavia molto vicino, è vicino a ciascuno di noi. Infatti in lui viviamo, ci muoviamo, ed esistiamo, sono formule stoiche, possono andare bene a quei filosofi, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, e fa una citazione dai fenomena di Arato di Soli: Poiché di lui noi siamo stirpe, noi uomini siamo genos. Stirpe di Dio. Ma allora, se noi siamo parenti di Dio, Dio non è fatto d'oro, d'argento, di pietra, non importa l'impronta dell'arte o dell'ingegno umano. Dio è passato sopra secoli di ignoranza. E l'ignoranza è quella dei vostri filosofi è quella della vostra grande cultura che tuttavia non è riuscita a trovare Dio. Adesso quel Dio che voi non conoscete decide di colmare la vostra ignoranza e ha stabilito di farsi conoscere da tutti i popoli perché Dio ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo. E lo ha fatto dando prova sicura di un uomo da lui scelto, risuscitandolo dai morti. Sta arrivando ad annunciare Gesù Cristo. È partito da lontano, ha fatto un po' di polemica, ma dolce, velata, ha parlato il linguaggio dei filosofi e dei poeti e arriva ad annunciare la risurrezione di Gesù. Quando parla di risurrezione lo bloccano e gli dicono tempo perso, lascia perdere, ti sentiremo un'altra volta. Non capiscono nemmeno di che cosa Paolo stia parlando. Pensano che Anastasis sia il nome di una divinità femminile, è il nome della risurrezione, ma la prendono come una ipostasi orientale. Insieme ad un'altra divinità di nome Gesù. Il discorso risurrezione dei morti ai filosofi greci non piace per niente. Non perché siano miscredenti. Sono ben convinti della immortalità dell'anima. Sono eredi di una tradizione platonica. Ma credere nell'immortalità dell'anima è cosa diversa dall'annunciare la risurrezione della carne. Paolo sta proponendo un valore del corpo, della umanità concreta, mentre la tradizione greca è pronta a difendere l'immortalità dell'anima come liberazione dal carcere corporeo. Paolo sta predicando il valore del corpo e della storia umana, che nella escatologia, cioè nella fase finale del progetto di Dio, verrà pienamente valorizzata e ricreata. Non lo ascoltano, interrompono quel discorso e non accettano la sua predicazione piccolissimo gruppo di persone resta in qualche modo legato a Paolo, ma il mondo culturale di Atene lo ha qualificato come un ciarlatano. Il narratore degli atti adopera il termine spermologos, uno che butta parole come un seminatore ma avanvera, un Ciarlatano che eh, si accontenta di sproloqui senza senso. E Paolo deve lasciare la capitale della cultura con un fallimento sulle spalle che gli pesa ancora di più delle bastonate che ha ricevuto in altre città. E così, all'inizio dell'inverno, arriva a Corinto. Poco distante da Atene, è una città costruita sull'Istmo, che prende il nome dalla città stessa, e quindi si trova ad avere due porti, uno sull'Egeo e uno sullo Ionio. Ed era il passaggio delle navi. Per evitare la circumnavigazione del Peloponneso, quella parte meridionale della Grecia con una costa molto frastagliata, piena di scogli, che rendevano la navigazione pericolosissima. Per cui era molto più conveniente tirare le navi a riva e attraverso un binario chiamato Diolkos. Trasportarle da un porto all'altro. Ci voleva una giornata, quindi immaginate una nave che arriva nel porto orientale, i marinai scaricano la merce su dei carri, la nave viene tirata a riva, ci sono degli operai capaci di queste operazioni che trasportano a forza di braccia la nave lungo l'istmo. La nave quindi viene messa in acqua nell'altro porto, la merce viene ricaricata e la nave può partire. Ci vuole un giorno, due, per fare questa operazione. I marinai nel frattempo hanno una giornata libera. E Corinto si è attrezzata non solo per avere degli operai per trasportare le navi, caricare e scaricare le merci, ma anche per offrire of divertimento ai marinai che avevano una giornata libera. Corinto era una città di prostituzione. Erano numerosissimi i locali malfamati che offrivano vino donne canti, offrivano i passatempi per una uh, ricca popolazione proletaria di passaggio, con quattro soldi per godersi la vita. La città di Corinto antica era stata distrutta qualche secolo prima ed era stata ricostruita al tempo di Giulio Cesare. Il grande condottiero aveva pagato i suoi veterani con un pezzo di terra e una casa a Corinto. E molti si erano trasferiti ad abitare a Corinto. Era diventata una città portuale, quindi piena di traffico, luogo ideale per chi aveva del commercio. Vi abitavano ricchi imprenditori del trasporto e una marea di eh, popolo semplice, noi diremmo proletari, che eh, vivevano di lavoro manuale, di espedienti o di divertimenti. In questa città di basso livello culturale e soprattutto morale, Paolo arriva da solo, stanco, deluso. E in un ambiente come quello del porto, con tutte le caratteristiche che facilmente possiamo immaginare, Paolo inizia una predicazione cristiana. È interessante fare il confronto fra la nobile e colta Atene e la popolare ignorante, volgare Corinto. Nonostante questa contraddizione, è proprio a Corinto che il Vangelo mette radici. Fra gli aristocratici, arroganti, filosofi di Atene, il Vangelo non ha messo radici. Invece in quell'ambiente malfamato di Corinto trova casa la predicazione evangelica. Ripensando a queste cose mi viene in mente la frase di De André, dall'etame nascono i fiori, dai diamanti non nasce niente. È attene un po' l'ambiente del diamante, freddo non dà origine a nulla è la cultura chiusa in se stessa egocentrica e autoreferenziale corinto è un mondo umano magari corrotto pieno di peccati di vizi di brutte abitudini senza interessi culturali ma è un'umanità un'umanità vera è un letamaio umano dove i semi possono produrre dei fiori e quelle persone, incontrando uno come Paolo, sono maturate, sono cresciute, hanno superato quel basso livello, hanno alzato il livello della loro vita, hanno aderito a Cristo. A Corinto c'è una notevole presenza ebraica e quindi, come di consueto, Paolo comincia dalla sinagoga, predica in sinagoga e diversi lo accolgono anche il capo della sinagoga diventa cristiano. Qualcun altro però si oppone e Paolo allora lascia la sinagoga e eh, cerca alloggio sulla stessa piazza dove c'era la sinagoga. Va ospite in casa di un certo tizio giusto. Vedete, nome tipicamente romano. Deve aver avuto un locale a pian terreno che dà in affitto a Paolo, il quale usa questa stanza come punto di incontro. Diventa un ambiente di ritrovo dove propone il Vangelo. Appena arrivato a Corinto, Paolo ha avuto la fortuna di trovare in sinagoga due ricchi giudei che provenivano da Roma, Aquila e sua moglie Prisca, detta familiarmente Priscilla erano stati implicati in una questione per cui l'imperatore Claudio aveva allontanato i giudei da Roma. Lo ricorda lo storico romano Svetonio, dicendo che l'imperatore allontanò da Roma i giudei assidue tumultuantes, continuamente in rivolta, impulsore Cristo. È uno dei testi... Più importanti, che nella letteratura latina pagana danno testimonianza della prima predicazione cristiana a Roma. Svetonio non sa nulla del cristianesimo, pensa che sia un tizio presente in Roma di nome Cresto che sobilli delle rivolte. Lui sente dire Cristo. Ma gli sembra strano che si chiami unto. Per cui immagina che si scriva con la ETA, la E lunga che veniva pronunciata i. Quindi è una questione di pronuncia che non viene scritta in modo corretto. Proprio per questo ha un grande valore storico perché. Lo storico riporta una notizia senza capire che cosa sta dicendo. Dice che i giudei a Roma al tempo di Claudio nell'anno 49 erano continuamente in tumulto a causa di un certo Cristo. Noi leggiamo Cristo, che non è un personaggio presente, ma è una questione. I giudei di Roma nel 49... Prima che vi arrivasse Pietro e Paolo hanno già la notizia di Gesù. Alcuni lo riconoscono come Cristo, altri lo rifiutano e discutono fra di loro. L'imperatore interviene in modo drastico e ne manda via molti, soprattutto quelli più benestanti. Aquila e Priscilla sono vittime di questa espulsione. E allora Cambiano sede della loro fabbrica, si trasferiscono a Corinto, un ambiente ideale per il commercio. Hanno una fabbrica di tessuti, di tende, e Paolo di mestiere era tessitore, intrecciava stuoie. Si incontrano in sinagoga e assumono Paolo, gli danno lavoro e ospitalità in casa loro. Chissà se erano già cristiani, sicuramente conoscendo Paolo lo diventano. Nel tempo libero Paolo predica il Vangelo, lavora con le sue mani e si guadagna da mangiare. Nel tempo libero va in quel locale sulla piazza della sinagoga e incontra persone. Incontra la gente di Corinto, quella gente di passaggio. E offre un altro tipo di divertimento, offre una parola evangelica. Quando arrivano dalla Macedonia, Sila e Timoteo lavorano loro per mantenere il gruppo. E Paolo ha tutto il tempo a disposizione per predicare il Vangelo. Si ferma un anno e mezzo, è un record. Fino a questo momento non si era mai fermato tanto in una città. Evidentemente trova che ci sia un popolo numeroso in quella città e quindi si impegna con grande zelo per l'annuncio del Vangelo. Un anno e mezzo dopo... Il cambio del governatore, perché Corinto è capitale dell'Acaia, la Grecia meridionale, fa sì che i giudei ne approfittino per accusare Paolo. Ma il procuratore Gallione, proconsole di Acaia, è un saggio, è il fratello del filosofo Seneca. Appena sente l'accusa dei giudei dice, cari amici, se fossero questioni serie vi ascolterei, ma qui non c'è nessun problema che riguarda Roma, sono questioni vostre, aggiustatevela, io non voglio entrarci. E i giudei se la prendono con Sostene, capo della sinagoga, lo bastonano sulla piazza del mercato come un incapace che non è stato in grado di condurre un processo. Gallione non si interessa di nulla. Paolo, libero, prende la nave e ritorna ad Antiochia. Termina così il secondo viaggio. Siamo nell'autunno del 52. È concluso un altro momento significativo in cui l'Apostolo ha dato vita a delle nuove, belle comunità cristiane.